ragazzi, benvenuti in questo piccolo vloghino dove vi volevo dire due cosine mentre che aspettiamo la mamma di questa pallina che sta guardando fuori. E niente, vi volevo dire che stavo pensando che il vecchio canale è bloccato da qualche tempo ormai e mi è venuto in mente guardando un video di un altro youtuber che praticamente YouTube dopo un po' cancella i canali inattivi, e quindi ho pensato: ma questi canali inattivi sono quelli che vengono usati per comprare le sub, quindi inutili, senza niente, proprio solo un account che si iscrive, oppure anche i canali che hanno dei video dentro vengono cancellati? Perché io vedo su YouTube video vecchi, anche di 15 anni che esistono ancora, e quindi mi stavo chiedendo appunto questa cosa qua. E per sicurezza sto scaricando tutti i miei video più importanti dal vecchio canale. Più importanti si intende le Uncharted compilation, si intende i video di Kingdom Hearts 3, quelli di Toradora scaricato, e anche vabbè tutto Uncharted 2, 3 e 4 di video in generale, sia i commentary che le best kill compilation. Non ho scaricato, tipo avevo fatto una blind di un gioco che non avevo manco finito, ancora non mi ricordo, Remember Me forse si chiamava, quella lo lascio lì chi se ne frega, quella di The Last of Us anche la lascio lì chi se ne frega, quella di come si chiama? Ah sì, avevo fatto tutto Uncharted 3 con i tesori, con tutti i vari linkini che se cliccavi ti portava al punto del tesoro, ma i link, quelli fatti sul video ormai non funzionano più, quindi anche quello è diventato inutile e poi immagino che ormai non freghi più niente a nessuno, quindi anche quella l'ho lasciata, anche perché dovrei trasportare anche tutti i timestamp, non ho voglia, ci vuole un sacco di tempo. E boh, quindi adesso io man mano li sto ricaricando sul mio canale attuale, cioè questo. Però ovviamente li sto lasciando tutti privati. Tra l'altro ho scoperto che puoi caricare un massimo di 15 video al giorno e non lo sapevo. E vabbè. Comunque li sto ricaricando pian piano e li tengo privati. Se mai dovesse esplodere il vecchio canale, quindi dovesse essere cancellato e tutti quei video dovessero sparire, mi dispiacerebbe perderli. E quindi li rimetto poi pubblici. Intanto li ho privati e li ho caricati da qualche parte. Se dovessero sparire completamente, li ripubblico da questa parte. Quindi sappiate che se vi ritrovate in home 60.000 video miei è perché ho ripubblicato quelli. Ma in linea di massima non credo che vengano cancellati, perché non ho mai visto video sparire completamente. Cioè, ho visto dei video sparire, ma non perché veniva cancellato l'account, almeno. A meno che non lo cancella il proprietario, non credo che anche se rimane inattivo, se dentro ha tanti video, venga cancellato. Non penso, non lo so, è da verificare. Comunque staremo a vedere nei prossimi anni, nei prossimi mesi, se dovesse mai sparire il canale, scoprirò che era per quello. E boh, niente, tutto qui. Ora sono con la pallina, sto aspettando la mamma. E niente, non possiamo, purtroppo non sto facendo più vloghini inutili. Mi stavo divertendo anche perché ho comprato questa action cam, questa Osmo, e mi piace usarla, anche perché appunto non è che me l'hanno regalata, ma l'ho pagata anche abbastanza a rate. In realtà la sto pagando, ho fatto un anno di rate da 30 euro, e niente, e vorrei utilizzarla, ma siamo in zona rossa, quindi non possiamo fare niente, e quindi niente, cioè l'unico momento in cui esco di casa sono così per andare a fare la spesa al Lidl, dove non posso neanche entrare al Lidl perché si può entrare una persona per nucleo, cosa che ovviamente non viene rispettata, perché sto vedendo entrare giusto adesso una coppia, per dire, quindi solo io l'unico scemo che rispetta le regole. Vabbè, è sempre così. Boh, quindi la smetto, sto zitto, vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!